Da questa mattina è operativa la nuova rampa di Pescara Sud, in entrata e in uscita dalla circonvallazione, in corrispondenza di via Alfredo Luciani. Un'opera che consentirà di avviare i lavori di demolizione del vecchio svincolo a trombetta, liberando spazio per nuovo verde nell'area della riserva d'Annunziana. Soddisfatto il sindaco Carlo Masci, che in mattinata ha inaugurato la nuova rampa insieme ad altri esponenti dell'amministrazione pescarese. Questo è un progetto che nasce nel 2016, quindi 8 anni fa. È un progetto a più fasi che prevede l'apertura di questo svincolo della circonvallazione per poi intervenire sulla demolizione dello svincolo a trombetta, che è un detrattore ambientale negativo per questa città e che con la sua demolizione valorizzerà totalmente il Parco d'Avalos. Questo è un progetto complessivo che parte da un finanziamento ANAS di circa 15 milioni di euro, che comporta diversi interventi nella nostra città. La città cambia e cambia nel senso che ci sono nuove mobilità che vengono attuate e quindi oggi abbiamo inaugurato questo svincolo che è molto importante perché definisce la viabilità nella zona sud di Pescara. Da segnalare però la contestazione inscenata da alcuni esponenti di un comitato che riunisce i residenti della zona, i quali denunciano problemi di traffico e di inquinamento acustico. In particolare, secondo il comitato, le arterie stradali in prossimità della rampa di uscita sarebbero troppo strette per assorbire il traffico proveniente dalla circonvallazione e sono pronti a scommettere che con la riapertura delle scuole scoppierà il caos. Se noi partiamo da questa rotatoria che è stata realizzata circa 12-13 anni fa, capiamo che questa rotatoria nasce proprio perché c'è una viabilità diversa che deve essere portata in quest'area, perché se no non ci sarebbe stata questa rotatoria così ampia. La rotatoria nasce 12 anni fa in funzione di un progetto che è partito tanti anni fa e che oggi trova la sua conclusione e che vede una trasformazione complessiva di un'area in cui c'è anche questa nuova viabilità per collegare Pescara Sud all'altra parte della città. Ma 12 anni fa non c'era tutto questo nuovo agglomerato di abitazioni? Signora, questa è una città che cresce in funzione della viabilità. Certo. Vabbè. Ma questo non significa che non si debbano attuare tutti i sistemi di sicurezza? Questo è un progetto approvato dall'ANAS. Sì, ma va benissimo. Il sindaco Masci, in ogni caso, ha preso un impegno con il comitato dei residenti. Io penso che voi potete stare tranquillissimi, ci vediamo qua fra 15 giorni. Ecco, magari vediamo come sta.